Ciao ragazze, ciao ragazzi, sono Marina e siete sul canale Rasumashka Beauty e oggi apriamo insieme un sacco di pacchi, miei ordini, invii coreani, altre collaborazioni, insomma ne ho accumulati tantissimi, vedrete cosa mi hanno mandato in questo periodo e condivido con voi già anche qualche prima impressione. Cominciamo subito! Allora ragazzi, io comincerei con il pacco, anzi due pacchi di Stylevana, perché mi è arrivato in ritardo quello di ottobre, è arrivato giusto giusto quello di novembre, li ho uniti e ve li faccio vedere. Oggi ci sono praticamente tutti i prodotti che mi sono arrivati, sono tutti nuovi per me, quindi non vedo l'ora di testarli. Cominciamo dal pacco di ottobre. Mi è arrivata prima di tutto questa crema concentrata con peptidi, squalano, proteina di soia e proteina di piselli, caffeina, insomma una crema viso che dovrebbe andare, è squalano anche, squalano l'abbiamo conosciuto meglio nel mio video dedicato all'idratazione che vi è piaciuto tantissimo, quindi sono super contenta. Faccio vedere la consistenza della crema perché è molto bella. La particolarità della crema sta anche nel fatto che questa, ecco vedete, questa parte qui si alza, perfetto, e si può tranquillamente sostituire, quindi non c'è bisogno di comprare tutta la confezione intera, così si risparmia la plastica, insomma si fa bene anche l'ambiente. Faccio vedere la consistenza della crema, è molto bella e anche il profumo è molto molto leggero, un po' erboso, insomma niente di particolare, ma a me piace, sapete, non avere il profumo nei cosmetici, almeno non quello aggiunto. Mi è piaciuto molto di questa crema il fatto che contenga la caffeina, che va a risvegliare, diciamo, a dare un po' il tono al viso, a dargli un po' la carica, e ha i peptidi, 5 peptidi diversi, quindi anche il peptide di rame, quindi è perfetta anche come anti-age. Mi incuriosisce davvero tantissimo. Il prezzo di 15 euro è 49 sul sito adesso. Io ho qua davanti tutti i prodotti, quindi ogni tanto guardo giù. Allora, abbiamo, sotto sotto, abbiamo l'olio detergente, quindi questo va sempre bene, costa 19,90 sul sito Green Tomato, quindi è proprio il brand Green Tomato, eccolo qua, la confezione esterna. Green Tomato Ampoule Oil. Promette tante belle cose, comunque è un olio idrofilo con il suo dispenser che dovrebbe andare, a parte struccare, togliere tutta la sporcizia che avete sul viso, insomma per fare il primo step della detersione, promette anche di pulire benissimo i pori, addirittura contrastando e piano piano diminuendo i punti neri. Vedremo un po', staremo a vedere se ci piace o meno. A me a volte gli oli detergenti piacciono, altre volte no, dipende un po' se sono troppo liquidi, insomma preferisco normalmente i burri, ma perché no, lo proviamo volentieri. Un prodottino molto carino del brand con la, della ragazza con la betulla, è il Round Lab, è questo gel con acido ialuronico e l'acqua di betulla all'interno, ormai dall'aloe siamo passati alla betulla, e comunque che dovrebbe andare a lenire la pelle e ad abbassare la temperatura della pelle. Questo è un discorso che comincia a girare un pochino di più in Corea. Chi ha soprattutto la rosacea, la cuperosa, pelle sensibile, abbassare la temperatura fa molto molto bene. È un gel che sicuramente è da utilizzare, io proverò a darlo anche a mio marito post rasatura, lo utilizzerò anch'io, lo utilizzerò magari sul viso post applicazione degli acidi. È un po' un prodotto particolare che di solito non si utilizza, si potrebbe utilizzare anche al posto della crema, secondo me. Costa 8,99 euro e di solito questo brand mi piace, quindi sono molto curiosa. Poi 15 euro, sui 15 euro ho trovato anche questo siero che adoro letteralmente, questo l'ho già finito e sicuramente lo rimetterò in uso, di XSY, il siero Dark Spot Correcting Glow Serum. Quindi il siero con un'alta concentrazione di niacinamide all'interno, squalano e anche l'estratto di olivello spinoso, che è una pianta che contiene molta vitamina C. Perché mi piace tantissimo, l'avevo finito, facciamo l'anno scorso, forse all'inizio di quest'anno, mi piaceva moltissimo perché donava la luminosità al viso, lasciava il viso idratato ma non pesante, non appiccicoso. L'ho adorato, letteralmente, davvero. XSY in generale è un brand che mi piace, ma questo siero in particolare anti dark spot, quindi anti macchie scure, è meraviglioso. Ora, le macchie non me le ha fatte andare via, però le macchiette da bruco, le macchie proprio solari, no?
alcune che ho, però le macchiette da brufolo, in generale il tono della pelle più luminoso, me l'ha fatto uscire buonissimo, davvero ve lo consiglio tanto tanto. Poi questo detergente, anche questo diventa una novità un po' in Corea, adesso ve la spiego. In questo caso è Belif, che dovrebbe essere un brand che si trova anche da Sephora, se non mi sbaglio. E questo Pore Firming Pack Cleanser, ecco, e questi pack cleanser costa sui 23 euro e può essere usato in due modi. O lo utilizzate come un detergente normalissimo, infatti all'interno, stavo guardando l'inci, contiene al secondo posto l'argilla, adesso vi spiego il secondo uso di questo prodotto, e diversi oli essenziali. Diciamo che glielo faccio passare perché non amo gli oli essenziali nei prodotti, perché risciacquo, fosse un siero o una crema, soprattutto contorno occhi, anche no, però a risciacquo sì. Il secondo modo in cui lo potete utilizzare, adesso vedo che i coreani fanno entrare, diciamo, nella routine, passare questa moda dei detergenti che si lasciano in posa. Quindi voi mettete questo detergente, lo lasciate per un minuto, avendo l'argilla, vi dovrebbe andare a pulire ancora più in profondità i pori e rinvigorire ancora di più la pelle. Per questo si chiama Pack Cleanser, ne ho un altro, non di un altro brand totalmente, sempre coreano però, quindi sta cominciando un po' questa moda, l'ho notato con questi prodotti. Poi la protezione solare che ho sempre visto in giro, non ho mai provata, l'ho vista forse anche in qualche profumeria, Anessa. Eccola qui, è la protezione solare coreana, ovviamente SPF 50, UVA, UVB, costa abbastanza perché costa sui 25 euro, l'apriamo insieme, dai, tanto io la utilizzerò, è proprio un latte, infatti si chiama Milk, vedete quanto è liquida, dovrebbe assorbirsi molto velocemente, infatti si assorbe in men che non si dica e lascia la pelle davvero liscissima, almeno della mano, poi la proveremo, wow, sì, è di un liscio molto profumata, come protezione solare potrebbe bruciare sugli occhi, però la pelle davvero la lascia super vellutata. Comunque è una protezione solare molto famosa anche in occidente, a parte in Giappone, c'è scritto tutto quanto in giapponese, sicuramente mi informerò meglio, ma anche da portare in borsetta, cioè guardate che bellezza. Cioè a me solo il pack piaceva tantissimo, e poi la protezione solare io continuo ad utilizzarla anche durante il giorno, cioè anche durante l'inverno, anche con la nebbia, anche se piove sempre, perché ormai è entrata nella mia routine, quindi come se mi lavassi i denti mi applico la protezione solare come l'ultimo step della skincare. Poi questo prodottino di cui non so il prezzo perché non l'ho trovato nella lista ufficiale che mi ha mandato Stylevana, ma sarà sui 20 euro, ed è di Sika & Hyaluron VT, brand buonissimo, coreano, VT, Verona, Torino, questo qua. Riddle Shot, il siero più grande, ve lo vi metto sicuramente una foto, quello argentato e con le scritte verdi, sicuramente è diventato tipo virale su TikTok, in generale sui social, l'ho provato al collagene, mi è piaciuto tantissimo, anche mia mamma. Qualcuno ha detto che, qualche persona ha detto che magari poteva dar fastidio perché ha tipo degli aghetti all'interno che permettono, aghetti, cioè insomma sono degli ingredienti fatti apposta che permettono poi di far penetrare gli attivi del prodotto più in profondità. Ecco, non so di cosa si tratta in questo caso, mi sembra un prodotto al collagene, sempre con questi microaghetti, quindi farà sempre questa... Sapete, quando lo applicavo, qualcuno vi dicevo, aveva un po' paura di questa sensazione di aghetti, e sinceramente mi dava troppo fastidio, cioè andava un po' a pizzicare, sì, ma il pizzicore spariva dopo neanche 10 secondi, ecco. Però l'effetto rimpolpante, anti-age, era bellissimo, e quindi anche in questo ripongo tante speranze, mi sembra tipo la versione successiva, a parte il pack, cioè guardate che bello, rosa, rose gold, è la versione successiva di questo prodotto, quindi tipo upgrade. Poi, l'altro pacco che è arrivato invece a novembre, e partiamo da questo prodottino che secondo me è bellissimo. Questi patch, quanto costavano? 15 euro sul sito, sono 10 all'interno. I patch contorno occhi, guardate, in idrogel, sono dei patch che si applicano. Non hanno, pensavo avessero tipo il cordino quasi per fare, no, la maschera tipo veneziana. No, sono dei patch per tutto quanto il contorno occhi, vi fanno proprio questa mascherina in idrogel molto particolare a 3 strati che aderisce perfettamente e hanno sicuramente all'interno acido ialuronico, volevo guardare un attimino con voi,
hanno l'olio di girasole, hanno degli acidi grassi, allantoina, un complesso vitaminico molto divertente, si chiama Iceland Glitter Eye, e hanno questi glitter, magari si vede qua, guardate, è proprio fatta così. Secondo me come idea regalo, ne comprate magari un pacchettino e dentro ce ne sono 10, come idea regalo per le amiche, per far voi, molto instagrammabile, sicuramente metterò qualche fotina con questo prodotto, è molto carino, ecco, divertente, non so quanto sia anche efficace, però insomma anche il divertirsi secondo me dalla skincare è importantissimo. Poi vediamo cosa abbiamo. Ah, questo prodottino. Questo prodottino di Belief, sempre, è già il secondo di Belief che proverò in questo pacco, mi incuriosisce tantissimo questo, tanto, e sono dei Super Drops Glow Serum, quindi è un siero, vediamolo insieme, non l'ho ancora aperto, lo apro proprio direttamente con voi, costa 35 euro da Stylevana e conoscendo i prezzi di Stylevana non è pochissimo, non ha protezione solare, non ha... degli attivi particolari, vediamo. Ah sì, ha dei polidrossiacidi, i siliconi, ha dell'alcol, niacinamide. Comunque, un prodotto più che di skincare, secondo me, è più per l'estetica, no? Per preparare il viso al trucco, vediamo un po'. Tanto il profumo agrumato. L'alcol si sente comunque, ragazzi. Vedete che è comunque la mano, eccola, eccolo, sono riuscita a beccare la luminosità. Sono delle gocce, tipo un primer viso illuminante. Adesso mi sono fissata con i prodotti illuminanti, ho ritirato fuori, sì, si vede, c'è. Ho tirato fuori i miei primer illuminanti di Kiko, poi di un altro brand coreano, e mi piace tantissimo sotto il fondotinta, si vede che con l'inverno, con questa nebbia, ti viene da metterti delle cose così. Molto curiosa di questo brand in generale, proprio perché magari si trova anche da Sephora, un pochino più caruccio rispetto agli altri, però, non so, mi dà fiducia, quindi sicuramente lo proverò e vi farò sapere. Un altro prodottino che mi ha incuriosito tanto, sto sbirciando i prezzi, questo prodotto di Haru Haru, questa essence, che è liquidina, sicuramente magari la utilizzerò al posto del tonico. Ragazzi, è tutta in vetro, super pesante come confezione, secondo me è bellissima, questo beige che va, questo latte che va sfumandosi, o al contrario, il viola che va sfumandosi nel latte, anche nella confezione esterna. È una essence che deve essere shakerata prima di essere applicata e contiene i ceramidi, contiene un complesso vitaminico, contiene acido ialuronico, quello che dicono loro, poi vediamo proprio dall'inci, l'olio di girasole al terzo posto, quindi sicuramente per chi ha la pelle secca e disidratata, wow, per me da vedere, non sempre, magari è un po' too much per me. C'è un altro olietto, c'è la glicerina, che come vi ho detto nel video dedicato all'idratazione, la glicerina è molto buona, è proprio, si può usare al posto dell'acido ialuronico, e l'estratto di riso, pantenolo, i ceramidi, come vi ho detto, e gli ingredienti fermentati. Quindi perfetto per lenire, idratare, calmare la pelle e ripristinare la barriera cutanea. Staremo a vedere, potrebbe essere troppo pesante per me, eh? Vado un po' con i piedi di piombo perché a volte sono super carica, poi lo applico e dopo non posso procedere né con siero né con crema perché è too much, quindi staremo a vedere. E questo, non so se vi ho detto, costa 16,99 euro. Una cremina viso che secondo me è low cost, perché costa 6,50 euro, però è perfetta per questa stagione, sempre direi per chi ha la pelle da normale, a secca o mista secca o disidratata. Ionique Beta Glucan, ancora non la apro perché ho davvero tantissime creme per il viso, vi ho già aperto anche qualcosa per farvi vedere. Beta Glucan è un ingrediente che dovrebbe avere 3 volte più potere rispetto all'acido ialuronico di idratare la pelle, di portare l'umidità, cioè di portare moisture in inglese, cioè portare acqua alla pelle, quindi soprattutto per chi ha la pelle secca, disidratata. Ecco, io per me adesso vado un po' con calma, magari lo regalo direttamente questo prodottino a mia mamma e dopo gliene prelevo un pochino, perché potrebbe essere too much, anche se a dicembre vado in uno stato molto particolare, dopo condividerò con voi, che è molto freddo, quindi potrebbe essere adatto perché il clima sarà molto più secco. Il prezzo è buonissimo, 6,50 euro per una crema viso, ma di che stiamo parlando? Poi guardate che bellezza questa protezione solare, 18 euro, non poco. The Face Shop 50 ml,
Guardate che bella! Cioè, sembra la confezione di AirPods, vero? Degli AirPods. Eccola qua. Così, andiamo, proviamola sull'altra mano. Anche questa è proprio latte, come quella giapponese. Guardate, è praticamente trasparente questa protezione solare, perfetta da tutti i giorni. Questa contiene acido ialuronico a doppio peso molecolare. Questa contiene acido ialuronico a doppio peso molecolare e dovrebbe essere rinfrescante e contiene anche delle vitamine all'interno. Vediamo un po', tutto scritto in coreano. All'alcol al terzo posto. Quando vedo l'alcol sono sempre un po' vediamo un po' come va, vediamo un po'. Propanediolo, niacinamide, quindi comunque a parte proteggere il viso dai danni solari, va anche a svolgere l'azione illuminante, mi piace, anche a prevenire appunto l'effetto invecchiamento che provocano su di noi i raggi UV. L'ultimissima cosa è una chicca, cioè non si vende così come ve lo faccio vedere, ma si vende diviso, ma ve lo volevo far vedere così. Guardate che bellezza, cioè mi è arrivata questa cosa, ho detto wow, che cos'è? A love at first bite, l'amore al primo morso, non al primo sguardo, first sight in inglese, quindi hanno giocato un po' con le parole, di questo brand April Skin. Sicuramente sarà apprezzato come packaging e anche come ingredienti, vi devo dire la verità, dalle ragazze e ragazzi più giovani, ecco. Però guardate che bello, cioè anch'io che non sono più una teenager ma ho 33 anni, cioè guardate che bellezza. Questo è il kit, vediamo quanto costavano i prodotti singolarmente, 24, 18 e 10. Allora, 24 costava, cosa abbiamo qui? Il burro struccante, che dentro è fatto esattamente così, adesso ve lo mostro. Comunque è un burro struccante che contiene come primo ingrediente, se non mi sbaglio, no, primo ingrediente è la glicerina, ma dopo contiene la centella asiatica e l'aloe vera. Guardate intanto il pack, c'è la bellezza, questa sfumatura rosa e verde meravigliosa. Un burro struccante, a me piacciono i burri struccanti, ve l'ho detto, li preferisco agli oli struccanti. La rosellina, cioè guardate, è meraviglioso, e il profumo è di anguria, buono, buono, buono. Non c'è l'anguria all'interno, c'è appunto l'aloe. L'ingrediente che lega questi tre prodottini è l'aloe vera. Buonissimo il profumo, mamma mia, cioè lo utilizzerò solo per il profumo, ovviamente lo devo testare, vedere se mi piace. Ed è il prodotto che costa di più, 23 euro. E, solita cosa che promettono i burri struccanti, lo struccaggio, non brucia gli occhi, non è comedogenico ed è completamente idrofilo. Per ora nessun burro struccante mi ha deluso, almeno quello coreano. Pink Toner invece, il tonico, qui abbiamo il suo beccuccio, che ovviamente aiuterà a mettere la quantità esatta, e il tonico anche qua, cioè guardate che bella confezione, poi come si dice, avvitate alla niacinamide, sto guardando perché riflette un po', 80%, proprio per questo devono comprare i giovani, no? Perché così vedono meglio di me, e contiene l'aloe, niacinamide, vitamina C e pantenolo, mi piace. Mi piace sia la confezione che gli ingredienti di questo tonico, e costa, appunto, lui costava 19 euro e ce n'è tantissimo dentro, 250 ml, cioè vi sfido a finire un tonico da 250 ml. E poi l'ultimissimo prodotto che costava di meno degli altri, ma vi giuro, ha degli ingredienti stupendi all'interno, è questo siero. Il siero sempre all'aloe. Che bello, è pucciosissimo questo siero, meraviglioso, mi piace tanto tanto. E questo contiene al primo posto l'acqua di aloe vera, e la glicerina, niacinamide, pantenolo, allantoina. Dopo però, ragazzi, contiene la centella asiatica, il cetriolo, e verso la fine contiene anche retinil palmitate, che è un derivato del retinolo. Quindi cioè, non è proprio, no, non è indicato qui, però è da sapere, insomma, che la protezione solare dopo è obbligatoria. E si sono proprio concentrati sul pantenolo, niacinamide e l'aloe, quindi sugli ingredienti illuminanti e lenitivi. Eccolo qua, bellissimo.
Ragazzi, questi erano tutti i prodottini Stylevana. Adesso passeremo agli altri miei acquisti o altri invii. Intanto, Stylevana, ricordatevi come sempre, abbiamo un codice sconto INF10MARINA, dove avete o il 10 o il 15% di sconto, dipende dall'importo. Se superate i 50 euro avete le spese di 52, avete le spese di spedizione gratuite, ma poi ci sono davvero tantissime offerte da Stylevana. Essendo iscritta anche come cliente, mi arrivano le offerte praticamente ogni giorno, con delle cose nuove. Sicuramente i prezzi dei prodotti coreani da Stylevana sono imbattibili, secondo me, veramente, e mi piace moltissimo come sito, quindi ve lo consiglio. E qualsiasi problema, domanda che doveste avere, sapete, è chiunque che guarda questo video o chi mi conosce può confermare, io aiuto sempre. Mi mandate il numero d'ordine, la vostra email, per ovviamente su Instagram o per mail, così insomma si rispetta la vostra privacy, e io scrivo a Stylevana e di solito la cosa viene subito risolta, perché io ho detto i miei ragazzi, quelli che acquistano col mio codice sconto, perché quello mi dà una commissione per poi poter comprare i prodottini da farvi recensire e farvi scoprire. Ho detto, io, i miei ragazzi, dovete trattare tutti i clienti bene ovviamente, ma se ci sono io in mezzo, assolutamente vedrete che vi andrò a bussare alla porta, quindi sanno che qualsiasi cosa io le scrivo, ecco, quindi potete stare davvero tranquilli almeno con me. E vi volevo dire appunto il codice sconto, poi vi farò anche il video dedicato ai miei preferitissimi di Stylevana. Vi lascio giù in info box anche il link ai miei prodotti preferiti di Stylevana, ho proprio una sezione apposita dove metto solo il meglio del meglio, così voi quando dovete andare a fare shopping non vi dovete preoccupare, andate lì, le creme che vedete, quelle sono Razumashka Marina Approved. Bene, passiamo ai miei ordini. Ci stacchiamo un attimino dalla skincare per parlare del make-up. Allora, ho scoperto, guardavo una youtuber che seguo da anni, che ha parlato dei rossetti di Lisa Eldridge, che lei ha comprato non sul sito ufficiale di Lisa Eldridge, ma su un altro sito tedesco che fa anche degli ottimi sconti. Bene, mi sono comprata questo rossettino qua e un altro, ve li faccio vedere. Intanto il sito si chiama Niche Beauty e hanno anche un'app, è un sito tedesco di Bönen, a chi interessasse, e hanno diversi marchi molto cari, cioè sono proprio niche, sono di nicchia, questi marchi, sia profumi che skincare, hair care, davvero prezzi, cioè ho provato a vedere tipo le novità, a parte tantissimi brand che non conoscevo, però i prezzi sono alle stelle. Però chi è interessato di cercare qualcosa di particolare o anche dei brand particolari, sono sicura che lì li troverete, e inoltre avete degli ottimi sconti, perché questi rossettini, perché ho deciso di comprarli, ne ho comprati due, o chi bazzica nel mondo beauty sa, Lisa Eldridge sono proprio dei rossetti matte, non solo matte, però questi in particolare, che non seccano le labbra, che durano tanto, che hanno dei colori stupendi, come questo qua. Cioè a me è piaciuto tantissimo, perché volevo un rosso non troppo acceso, da portare anche in ufficio, da tutti i giorni, perché a volte anche un MAC Red, sapete, andare al supermercato non sempre mi va qualcosa di un pochino più spento, e quindi ho optato per loro. Normalmente costano 30 euro, però c'era molto spesso, c'è lo sconto del 20%, quindi in totale due rossetti li ho pagati 50 euro. E sopra i 30 euro, se non mi sbaglio, o forse 50, non voglio dire insomma una bugia, però non ho pagato le spese di spedizione, quindi non dovete arrivare alle cifre come 100-200 euro per le spese di spedizione gratuite. Allora, ecco qua i due rossettini che ho preso. Intanto questo, vi faccio vedere quello che ho su, ovviamente li ho già aperti, li ho già swatchati, mamma mia, tanto guardate la cura nei dettagli. Lisa Eldridge è una make-up artist inglese. Sentite. Oh, mamma mia. Questa cosa, e voi direte che te frega, però mi frega, cioè questo magnete nella confezione mi piace tantissimo, so che anche Kiko ce l'ha, però non so, mi piacevano molto le colorazioni. Questa è la colorazione Rain, quindi la pioggia. Potete vedere già qua che l'ho utilizzato come rossetto. Io su di me è così perché ho il colore delle labbra molto molto presente. Ma ve lo swatcho anche, dai, ve lo swatchiamo visto che siamo qua. Sapete quando swatchate qualcosa che proprio... Eccoci qua. Eccolo, vedete? È proprio quel tra il rosa e il marroncino, rosso, un colore particolarissimo. Io vi dico, ero indecisa tra tanti altri colori, c'era Duchessa, no? Duchess, c'era
ribbon, che vuol dire il, oddio, il nastro, bellissimo ribbon, però era sempre un rosso solito che io già ho, quindi ho detto vado sul nude e su questo rosso da tutti i giorni, chiamiamolo così. Quindi ho preso il Rain e il Muse, anche qua ero super indecisa perché all'inizio ho detto prendo il blush oppure soft blush oppure, mamma mia, quanti tutorial ho guardato, quante cose ho guardato, alla fine ho scelto e Muse, come vi dicevo. Guardate anche la trama di questi rossetti, cioè sono proprio di velluto, sembrano di velluto anche esternamente, ovviamente è una trama che piano piano utilizzandoli andrà a rovinarsi, però fa sempre piacere, è sempre un qualcosa in più. Sono rossetti matte, completamente matte. Eccolo il Muse, è un nude simile ma più verso il marroncino al My Lips But Better di Clio, che adoro, però per me è troppo scuro. Lui invece è perfetto, è quel marroncino che mi piace tantissimo, magari nel prossimo video lo metterò. Belli, 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 me li lascio qua, così mentre apriamo altre cose li continuate a vedere. Vi consiglio il sito, mi è piaciuto, hanno sempre anche due campioncini inclusi, però forse mi sono persa io, non li ho ordinati, quindi fa lo stesso, però... carino, carino soprattutto per scegliere delle cose un po' di nicchia, è il 20%, vediamo cosa fanno per il Black Friday, vediamo un po'. Poi, una cosa skincare che mi hanno mandato di Lancome, che ho già messo in uso, perché la utilizzo, sarebbe il mio terzo giorno di trattamento. Allora, il primo giorno faccio qualcosa, la sera faccio qualcosa agli acidi, la seconda sera retinolo, terza sera utilizzo un prodotto anti-age, in questo caso questo siero di Lancome, Re-Energie, il siero composto da tre fasi, ve lo faccio vedere intanto esternamente. Avevo già utilizzato il contorno occhi, mi era piaciuto molto, e questo invece è il siero. Volevo smontarvi la confezione, ecco, per farvela vedere com'è dentro, vedete? È proprio un prodotto composto da tre fasi, quando lo andate ad utilizzare, da qua escono, vedete che ci sono anche tre fori, escono esattamente tre fasi che poi vi servono per la vostra skin care. Siero molto anti-age, in senso che è un siero che mi ha sorpreso molto. Pensavo sarebbe stato molto più presente sul viso, molto più pesante, in realtà è leggerissimo e va davvero a dare quell'effetto rimpolpante, mi è piaciuto, mi sta piacendo moltissimo. Cosa conteneva? Niacinamide sicuramente, acido ferulico, vitamina C, ecco, acido ialuronico, esatto, e qualcos'altro, forse anche la caffeina, ragazzi, perché... non so perché penso alla caffeina, forse la niacinamide o acido ferulico, che mi dà questa sensazione di quasi pelle più tirata la mattina dopo o anche subito dopo averlo applicato. So che costa tanto, me l'hanno mandato, è un prodotto che mi hanno inviato da Lancome, però sapete che io non ho problemi a dire se qualcosa già non mi convince. Pensavo davvero fosse più oleoso, e questo connubio di tutte e tre fasi all'interno davvero mi... vi faccio vedere come esce, ecco, come esce come prodotto, eccolo qua, vedete? E mi dà soddisfazione e si assorbe molto bene, ecco, vedete? Che le tre fasi insieme si miscelano in maniera perfetta. Continuo ad utilizzarlo ovviamente, però volevo farvelo vedere nella novità e volevo dirvi, nel caso voi foste indecisi, voleste provare almeno le mini taglie, ve lo consiglio. Quello per gli occhi già mi piaceva, ma questo è proprio... mi sono sporcata, è proprio una bomba, sì, perché se comincio a notare gli effetti da subito sul viso, posso solo immaginare utilizzarlo tutte le sere, quasi quasi potrei anche farlo. Ragazzi, acquisto in farmacia, anche questo l'ho visto da una blogger che seguo, anche ovviamente come voi che guardate me, io guardo altre ragazze e vengo ispirata dai loro acquisti, ovviamente delle cose che mi servono. Perché sto utilizzando diverse cose per i capelli, ma non c'è niente che mi faccia dire wow, cioè che bello, sento i capelli bellissimi. E lei, che ha i capelli simili ai miei, promuoveva questa linea di Vichy, Dercos. A me il shampoo di Vichy, quello verde per la forfora, mi è piaciuto tantissimo, quindi ho detto perché no, proviamo anche qualche altra linea. Lei promuoveva questo shampoo Intensive Repair, alla cheratina, sì, ristrutturante all'antoina e cheratina 2%, shampoo e balsamo. Li ho comprati perché nella farmacia dove stavo passando i prodotti di Dercos di Vichy erano al 30% di sconto, quindi ne ho approfittato insieme, li avrò pagati meno di 30 euro, sicuramente 26,
Proverò, vi saprò dire, sicuramente avendo la cute grassa potrebbero risultare un po' too much, però quando tengo i capelli vedo che sono un pochino più provati, sono un pochino più secchi, si spezzano, soprattutto adesso che i caloriferi sono accesi, c'è proprio l'aria più secca, li vedo più provati, quindi qualcosa alla cheratina potrebbe farmi molto molto bene. Poi un altro prodottino che ho comprato al mercato, sono stata l'altro giorno al mercato, appena l'ho visto ho detto no, beh, lo devo provare, e è il Color Stay di Revlon nella colorazione 705, è quello che ho sugli occhi anche oggi. È l'ombrettino, l'ho visto da Sara, Sara Cosmesi, ciao tesoro, li promuoveva, so che esistono da anni eccetera, non li ho mai provati perché 15 euro francamente. Questo l'ho trovato in un negozietto, era tipo una specie di outlet, a 2 euro, quindi ho detto ma quasi quasi. Eccolo qua, vedete? Guardate che luce che dà. Bello, 705, champagnino, in realtà c'erano anche le colorazioni top, ma non quel top chiaro che mi piaceva, il top un po' più taupe, un pochino più marrone, troppo scuro, non so se l'avrei applicato su tutta la palpebra, questo lo so che lo uso tutti i giorni, cioè adesso, da adesso in poi sarà utilizzato tutti i giorni, e vi devo dire, l'ho messo 4 ore fa, pensavo che sarebbe già andato nelle rughette, in realtà sta resistendo, quindi ragazzi, per 2 euro, anche se non andava bene, insomma 2 euro al massimo li avrò buttati, li avrò dati al commerciante, no no no, va benissimo, cioè praticamente nuovo, non so, forse erano i fondi di magazzino, non lo so, però wow. E anche dentro, mi sono accorta, opla, normalmente costerebbe 15, sì, ha anche il suo pennellino, questo l'ho utilizzato io e non era utilizzato, è completamente nuovo, non so se normalmente ha la scatolina, il prodottino nuovo, questo si vendeva così, però per 2 euro, siccome si può fare. Poi un altro invio è da un'azienda che trovate da Douglas, It Cosmetics, è arrivato in questa borsina, mi è arrivato questo burro struccante, ah io sono burro struccante girl, di It Cosmetics, il nuovo prodottino Bye Bye Makeup, vediamo un po' come è fatto dentro, soprattutto c'è la spatolina, vediamo se rispettano, no non c'è la spatolina, forse non la trovo io, apriamolo perché tanto prima o poi lo utilizzerò. È un burro struccante molto molto solido, sì sì, ah pensavo ci fosse la plastica, proprio solido solido, sì sì, un burretto, e che guardate già sento sulle mani che tanto è, ha un profumo molto fresco, buono, tipo di cetriolo, e sento già che non è troppo oleoso, ma appunto questa fase che permette poi di unirsi all'acqua e creare questa schiumetta che va a pulire molto bene il viso. Contiene l'estratto di rosa canina e la vitamina C. Interessante, interessante, 3 in 1, perché 3 in 1? Vediamo. Waterproof Makeup Remover, quindi rimuove il trucco waterproof. Il detergente illuminante, detergente, io dopo uso un altro detergente, e è anche una maschera idratante. Wow, si può utilizzare anche come maschera idratante. Ma perché no? Potrebbe essere. Assolutamente, hanno ragione. Me lo swatcho qua. Ma sì, dai, strucchiamo questi rossetti. Proviamo a vedere. Guardate come li scioglie bene. Ah, tra l'altro, vi volevo dire, sì, mamma mia, benissimo, non sono facili da togliere questi rossetti, ragazzi, ve lo dico, perché li ho portati per tutto il giorno, una volta, e magari col cibo molto oleoso vanno via, ma così se prendete il caffè, se parlate, restano lì, questi di Lisa Eldridge, e lui, wow, li ha tolti subito, bravissimo questo burro struccante. Buona prima impressione, lo proveremo meglio. Poi ragazzi, l'ultima cosa non cosmetica, un'azienda che mi ha contattato su Instagram, ci tenevo a far vedere questa cosina perché secondo me è meravigliosa. E intanto l'azienda si chiama Bella, ma già mi piace, Bella Belts, vi lascio il link al loro profilo Instagram, hanno anche il sito, e vendono le cinture. Allora, io adoro queste cinture simile, cos'è? Chanel? Comunque c'è un'azienda famosa, stellata, insomma, di haute couture che produce le cinture così, per cui non spenderò mai così tanti soldini, però prendo le repliche, non le copie, ma le repliche di altre aziende. Allora, questa azienda qua cosa ha inventato? Ha inventato la cintura appunto con questa parte davanti, con questa fibbia, c'era color argento o color oro, ma non ha i buchi. Guardate com'è fatta dietro, è fatta tipo
come possiamo dire, con tipo degli scalini. Vi faccio sentire il rumore, capirete. Quando la indossate, intanto quando vi arriva, la prima cosa che dovete fare, dovete misurarvi come la volete portare e tagliarla, poi incastrarla dove l'avete tagliata, incastrarla da questo lato. Effettivamente negli anni, se siete dimagriti appunto, sì, perché siete ingrassati, un po' più difficile, quindi non tagliate troppo, staccate qui e la potete accorciare ancora di più. Ecco, sentite che fa. Ve lo faccio vedere anche dietro. Vedete? Praticamente c'è un meccanismo che si incastra dietro e la cintura ovviamente tiene. Non ci sono i buchi, non c'è l'attrito, non c'è la cintura che tira, perché cosa mi succedeva? Che molto spesso la cintura si rompeva proprio dove c'era il buco, perché si faceva così, no? La aprivate, la chiudevate e dopo neanche un anno la cintura, anche di buona qualità, si rompeva. In questo caso invece non si rompe, secondo me, praticamente mai. Manca un passante, manca questo passante qui, però sinceramente a me non dà fastidio, perché la cintura poi rimane bella aderente. Poi per toglierla si schiaccia questo cosino qua e la si sfila, semplicemente. Bellissima, costa 30 euro, me l'hanno mandata, ecco, non l'ho acquistata io, però l'acquisterei. Cioè, io anche ho avuto la collega che mi ha detto: dimmi dove l'hai comprata, dove, chi ti l'ha mandata, dove l'hai acquistata, perché mi piace tantissimo proprio per il fatto che è anche di buona fattura, molto spessa e non crea questo tiraggio e non si rovina come le cinture con i buchi. E poi vabbè, ovviamente è anche molto estetica, perché non c'è nulla davanti, nessun buchino. E volevo parlarvene perché secondo me è una chicca. Bene ragazzi, non ho codice sconto, non ho nulla, ve ne parlo, perché cioè io da quando ce l'ho, io l'ho indossata, a Parigi l'ho portata, al lavoro la porto sempre, perché poi la posso adattare anche ai vestitini, ai pantaloni, a tutto, cioè meravigliosa, davvero carina, davvero una cosa bella da consigliare. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi siete divertiti con me, e vi mando un grande grande bacio. Fatemi sapere quali sono i prodotti che vi incuriosiscono di più di questa carrellata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!